massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenota la Darebellato Medical Group. Buona domenica e ben ritrovati all'ultimo TG Plus News previso del 2023. Apriamo con la cronaca, botti e petardi, scoppia un incendio a Padernello, un incendio causato appunto da petardi gettati da ragazzini. L'allarme è scattato ieri, sabato 30 dicembre alle 18.30 circa in via Barbaresco, a Paese, frazione di Padernello, per cause verosimilmente riconducibili a questi petardi, a questi botti, si è sviluppato un vero e proprio incendio. Il rogo ha danneggiato parzialmente un'abitazione privata in fase di costruzione. Le fiamme però sono state prontamente domate dai vigili del fuoco di Treviso, tant'è che non c'è stato fortunatamente alcun ferito. Le indagini sono tuttora in corso a cura dei carabinieri di paese. Ancora cronaca, omicidio Vanessa, gli avvocati di Fardai chiedono la scarcerazione. Gli avvocati di Bukhar Fardai, dunque il kosovaro, accusato come sappiamo di aver ucciso a coltellate la 26enne Vanessa Ballan lo scorso 19 dicembre davanti la porta di casa sua a Spineda di Riese Pio X, hanno impugnato davanti al tribunale del riesame l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Secondo i legali Chiara Mazzuccato e Daria Bissoli, come riporta la stampa locale oggi, nel provvedimento firmato dal GIP vi sarebbero molti punti ancora da chiarire. In particolare l'attenzione dei difensori dell'uomo si è concentrata sulla telefonata fatta da Fandai al 112, nella quale diceva di aver fatto una brutta cosa, non ritenuta, a giudizio degli avvocati, una vera e propria confessione. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di lavori pubblici a Treviso, nuovi cantieri per 75 milioni di euro. In comune sono infatti stati appena presentati i cantieri in fase di progettazione, avviamento e in corso della città, per un importo totale di appunto 75 milioni. Gli interventi principali riguardano gli immobili storici per oltre 18 milioni di euro e le scuole per quasi 18 milioni di euro. Seguono l'illuminazione pubblica per 9 milioni, le infrastrutture viabilistiche per 7 milioni, le strutture sportive per 6 milioni, gli immobili a destinazione istituzionale per 5,7 milioni di euro, l'edilizia sociale per 5 milioni e mezzo e le aree verdi per 3 milioni e mezzo di euro. Tutti i dettagli e il nostro articolo di approfondimento su Notizie Plus che potete leggere cliccando sul link che vedete in descrizione della news sotto il video del notiziario. E chiudiamo con l'economia, saldi in arrivo, ma vademecum e previsioni di Federmoda. Per iniziare, infatti, come sappiamo, la maratona consueta dei saldi invernali 2024. Dopo alcuni mesi di trattative che vi abbiamo raccontato nel nostro TG Plus Focus, in forma dedicato agli approfondimenti sulle più interessanti tematiche locali e regionali del momento, trattative volte a posticipare la data di inizio dei saldi al 27 di gennaio, alla fine però la conferenza delle regioni ha decretato come data unica di inizio il 5 gennaio 2024 per tutte le regioni d'Italia. La data di conclusione sarà invece il 28 febbraio. Federmoda Confcommercio Treviso, presieduto da Maria Beatrice Paludetti, associazione che come sappiamo riunisce i commercianti di moda, abbigliamento e calzature di tutta la provincia, ha emanato in questi giorni un sintetico vademecum per riaffermare i principi base di quello che è tuttora uno dei ricchi di consumo più attesi ed apprezzati. Lo trovate nel nostro articolo di approfondimento su notizieplus.it con anche le dichiarazioni della presidente di Federmoda Treviso, Beatrice Paludetti, che parlerà peraltro all'inizio dell'anno in avvio dei saldi in esclusiva al nostro TG Plus Focus. E con questa news chiudiamo qui anche il nostro notiziario di questa domenica 31 dicembre. Io ovviamente l'augurarvi da parte di tutta la redazione di TG Plus, TG Plus Salute Plus, una buona fine e soprattutto un buon inizio di 2024. Vi ricordo come sempre che potete ricevere i nostri contenuti gratis attraverso l'app TG Plus. Buon anno!